Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Amedeo Sebastiani, per tutti noto semplicemente come Amadeus, è un conduttore televisivo tra i più famosi ed apprezzati d'Italia. Negli ultimi 3 anni è stato direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo. E presto condurrà Affari tuoi formato famiglia sempre su Rai 1. Amadeus è nato a Ravenna nel 1962, da genitori di origine siciliana, e oggi ha 59 anni d'età. Tutta Italia è a conoscenza della sua relazione amorosa con Giovanna Civitillo, l'ex valletta conosciuta agli inizi degli anni 2000 dietro le quinte del game show L'Eredità. Amadeus e Giovanna si sono poi sposati nel luglio del 2009. Dal matrimonio tra Giovanna Civitillo e Amadeus è nato anche José Alberto, il figlio che oggi ha 13 anni e che era presente in prima fila, accanto a sua madre, durante il Festival di Sanremo 2022. Pochi però ricordano che Amadeus ha anche un'altra figlia, nata dal suo precedente matrimonio. Giovanna, infatti, è la seconda moglie di Amadeus, che era già stato sposato negli anni 90. All'inizio della sua carriera da showman e conduttore televisivo. Come mai quel matrimonio è andato in fumo? Chi era la prima moglie di Amadeus? Facciamo chiarezza sulla vita privata del conduttore e spieghiamo cosa è successo. La prima moglie di Amadeus si chiama Marisa Di Martino, che nella foto vediamo accanto a sua figlia Alice Sebastiani, prima figlia di Amadeus, nata nel 1997. Lui e Marisa Di Martino si erano sposati nel 1993, ma il matrimonio è andato distrutto ad inizio anni 2000, proprio negli stessi anni in cui il conduttore faceva la conoscenza di Giovanna Civitillo. Alla fine, Amadeus e Marisa Di Martino hanno ottenuto la separazione giuridica nel 2007, ma la loro storia d'amore era già arenata da un po' di tempo. Nel corso degli anni, molti hanno ipotizzato che il motivo del matrimonio distrutto fosse stata proprio Giovanna Civitillo. Adesso, però, spunta la verità su quel divorzio. Pare infatti che la coppia formata da Amadeus e Marisa fosse entrata in crisi già da un po' di tempo, per motivi di natura personale che non sono mai stati rivelati. L'arrivo di Giovanna, dunque, non ha avuto niente a che fare con la loro separazione. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.